Tornello. Ciao, Ned. Bella lì che posso avere la mobilità. Ci facciamo una corsetta. Ciao, George. Salve. È ora la vita, eh? Anche critico. Senti. Questo credo sia lui il più qualificato a esporre il suo metodo. Per quanto riguarda il mio lavoro, mi sono sempre considerato un esperto. Pensavo che il modo migliore per togliermi Jane dalla testa fosse quello di concentrarmi su questo caso. Non volevo che il caso di questo caso venisse risolto per caso, a caso. Avevo pochi indizi a disposizione. L'unica speranza... Stiamo cercando un certo Hector Savage. Allora, dov'è? Per quale motivo te lo dovrei dire, Piedipiatti? Perché io sono l'ultimo baluardo fra i casini come questo e la gente rispettabile di questa città. Ciao, Frank! Sai, è arrivato quel modello di macchina succhiatrice svedese a presa rapida che avevi ordinato. Lussurioso! La devo regalare. Impiccato in qualcosa di losco fino al colletto della sua bella camicia ferma. Non avremmo potuto scegliere una giornata migliore. Questa nebbia ci nasconderà per tutto il percorso fino al magazzino di Habsburg. Beh, non è nebbia, il motore numero 2 è in fiamme. Stanno tentando di spegnere il fuoco. Bene, diamo un'altra ripassata al piano. Ho le 3:15 precise. Ricevuto, pronto, Frank. Frank, l'acqua è dall'altra parte. Giusto. Qualunque ora, eccoci qui, io e te, faccia a faccia. Ti insegnerò io a prendere con un povero invalido indifeso. Va bene, ne ha avuto abbastanza. Qualcuno aiuti il capitano. Dobbiamo andare a cena al circolo della stampa. Andiamo in centro. Accidenti, quanto pesa la mia. Fermi, fermi! Frank ha ragione. C'è un impostore in questa stanza, come dice lui. Ed è quest'uomo. E ci ha appena rilasciato una confessione firmata che compromette quell'uomo. No, 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 no. Quell'uomo, Habsburg. Se ne sono andati. Andiamo. No, ora non la tireremo più fuori. Così sicuro sei tu. Sempre per te non può essere fatto. Tu non senti ciò che dico. Maestro, spostare delle pietre è una cosa. Questo è del tutto diverso. No, non diverso. Solo diverso in tua mente. Devi disimparare ciò che hai imparato. D'accordo, ci proverò. No! Provare no. Fare! O non fare. Non c'è provare. È troppo grossa. La grandezza non conta. Guarda me. Giudichi forse me dalla grandezza? Non dovresti farlo, infatti. Perché mio alleato è la forza. Ed un potente alleato è Sael. La vita essa crea. Ed accresce. La sua energia ci circonda. E ci lega. Illuminati noi siamo, non questa materia grezza. Tu devi sentire la forza intorno a te, qui, tra te, me, l'albero, la pietra, dovunque. Sì, anche fra la terra e la nave. Tu vuoi l'impossibile.
Sei battuto. È inutile resistere. Non lasciarti distruggere come fece Obi-Wan. Non hai scampo. Non lasciare che ti distrugga. Luke, tu non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia. Non verrò mai con te. Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre. Mi ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo. No, io sono tuo padre. Non è vero. Non è possibile. Cerca dentro di te. Tu sai che è vero. No! No! Luke, tu puoi distruggere l'imperatore. Lui lo ha previsto. Questo è il tuo destino. Unisciti a me e insieme potremo governare la galassia come padre e figlio. Vieni con me, è l'unica strada. Ma cosa fate lì? Ma che fai tu lì? Mamma mia! Ma che è successo? E levati! Abbiamo sbagliato parete. Sputiamoci in faccia, va? Nicoletta aveva detto che avevano spostato i mobili. La camera da pranzo era questa. Abbiamo fatto la fine del cuoco della Rosetta. Ma quale fine? Ma quale cuoco? La parete vera lo sappiamo dove sta, no? La sfondiamo e arriviamo diritti diritti. In galera. Perché? Ma come ragione? Ci vuole un'ora e un quarto per fare un altro buco. Quando stai dall'altra parte almeno due ore e mezzo con la sega circolare. Guarda che ora è. Guarda la sveglia. Queste fatiche, questi pericoli, tutti lui. Hai capito? Guarda che roba. Lavoro di fino, eh? Lavoro di fino. E si capisce, una cosa fatta a regola d'arte, no? Scientifica. E perciò dico, e ci smosciamo proprio adesso. Hai capito? Se acceleriamo i tempi, ormai le porte sono staccate. Io dico, ce la possiamo fare. Ma che vuoi? Buona! E lasciami, hai capito? Guarda che non ce la possiamo fare mai. Rubare un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare. A lavorare? Non so anch'io. A lavorare stanca. L'è buona? Non la voglio. Ma è buona? E pasta e ceci. Ma insomma, dico io, mi sono portati fino a qui. Se poi sono venuti degli impedimenti è colpa mia. Io ci avevo tutto chiaro, tutto scritto qui. Senti, da retta a me. È buono. La capoccia, mettila a riposo che è meglio. Tu sei forte, gagliardo, palo e piccone. Quello è il genere duro. Ma come si apre sta baracca? Uno degli scassinatori. Tira così. Ah, sì? Oh, c'è pure il ghiaccio, Vabbè, allora secondo te... Niente, rinunziamo a tutto. Con tutte le spese che abbiamo avuto. Ci sono quattro involtini. Ma con chi te la vuoi prendere? Lo sai che non è male? Buona. Grazie. L'ha fatta Nicoletta.
Io, a voler essere proprio una goccia d'olio in più ci vorrebbe. A me non mi pare. Spassionatamente. Senti un po'. Ci do una scaldatina. A me mi pare giusto. Thank you.